Ora parleremo di campo elettrico, tensione elettrica. Vi richiamerò i concetti fondamentali associati a queste alle definizioni e alle proprietà del campo elettrico e della tensione, e vedremo come questi poi si applicano ai concetti visti con riferimento ai dipoli elettrici e alla teoria dei circuiti. Allora, intanto il campo elettrico come si definisce in maniera operativa? Immaginate di avere una carica Q di prova posta in una certa regione dello spazio, un certo punto dello spazio, quindi avete un sistema di riferimento, di coordinate, R è il vettore posizione, la carica Q quindi è posta nella posizione R all'istante T. Bene, andiamo a misurare, supponete che la carica sia ferma, quindi carica elettrica ferma, fondamentale questo. Andiamo a misurare se esiste, quant'è la forza che subisce questa carica. Misureremo un vettore F, anch'esso chiaramente dipendente da posizione e tempo. In altre parole, questo vettore F è una distribuzione vettoriale, un campo quindi vettoriale, cioè una distribuzione di vettori in ogni punto dello spazio, in ogni istante di tempo. E allora, se esiste e si può misurare questa forza, si definisce il campo elettrico nient'altro che la forza divisa per la carica su cui è stata misurata. Se volete, il campo elettrico è una forza per unità di carica. La forza che subisce una carica unitaria posta in quel punto è calcolata in quell'istante di tempo. Benissimo, quindi se volessimo ricavare la forza conoscendo il campo, se in una certa regione di spazio conosciamo la distribuzione del campo elettrico, quindi conosciamo il vettore E punto per punto, istante per istante, allora saremmo in grado di calcolarci quale sarebbe la forza che subirebbe una carica Q posta in quel punto e in quell'istante, purché Q sia ferma, non abbia velocità. Vedremo che nel momento in cui Q avesse una velocità, ci sarebbe un ulteriore contributo che però associeremo ad un altro campo che sarà il campo magnetico. Quindi se non c'è velocità, nella forza non compare il contributo legato al campo magnetico, resta solo il campo elettrico. Questo si chiama forza di Lorentz, nella versione statica, quindi non c'è movimento di carica. Bene, se il campo elettrico a meno di una carica è associabile ad una forza, posso pensare di introdurre il concetto di lavoro associato a questa forza. Il lavoro associato a questa forza particolare, forza per unità di carica, è proprio quello che si chiama, definiamo come tensione elettrica. La tensione elettrica tra due punti A e B nello spazio, questo è il campo elettrico. La tensione elettrica tra i punti A e B è il lavoro che compie sull'unità di carica il campo elettrico per spostare questa carica da A a B lungo il cammino gamma che abbiamo scelto. Questa è la definizione di tensione elettrica, quindi è un lavoro. Bene, come si fa a calcolare il lavoro di una forza lungo un percorso? Quindi prima di darvi la definizione
matematica di tensione, facciamo un breve richiamo sul concetto di lavoro, forza e spostamento. Ora, dalla fisica avete imparato che il lavoro di una forza che cos'è? Nel caso semplice in cui avete una forza F ed uno spostamento L, formano un certo angolo teta, il lavoro di questa forza, ricorderete, F per L, prodotto scalare di forza per spostamento. Quindi F L coseno di teta. La forza compie lavoro massimo quando è allineata allo spostamento. Coseno è 1, teta è 0. Una forza non compie lavoro quando è ortogonale allo spostamento. Coseno è 0, teta è pi greco mezzo. Quindi un'automobile che viaggi su un piano, la forza di gravità non compie lavoro, essendo ortogonale allo spostamento. Se l'automobile sta salendo, c'è una componente di lavoro che compie la forza di gravità ed è contrario, si oppone al motore. Quindi l'energia che emette il motore deve anche compensare il lavoro della forza di gravità. Mentre se sono in discesa, la forza di gravità compie il lavoro che agevola il moto in questo caso, e quindi posso addirittura spegnere il motore. Se però è ortogonale, non c'è il lavoro. Quindi questa è la definizione più semplice. Ma se io voglio calcolarmi il lavoro da A a B lungo un cammino gamma, tenendo conto che lungo il cammino la forza si può distribuire in maniera arbitraria, quindi la forza è distribuita, è una distribuzione nello spazio e nel tempo di un vettore. Come faccio a calcolarmi il lavoro in questa situazione? Posso utilizzare il risultato precedente, però lo devo fare non su tutto il tratto di lunghezza L di questa curva gamma, ma mi dovrò riferire ad un tratto elementare di lunghezza dl, ed è sul tratto elementare di lunghezza dl posso calcolarmi il contributo elementare dato al lavoro da quel pezzettino di lunghezza dl. Bene, qual è la componente della forza che compie lavoro? Quella che è allineata al tratto di dl. Quindi il vettore F su questo elementino avrà una componente normale e una componente tangente. A me serve la componente tangente, perché abbiamo detto quella normale non compie lavoro. Quindi devo estrarre la componente tangente di F, la chiamo Ft, e moltiplicarla per lo spostamento, che è uno spostamento elementare dl. Ok? Abbiamo visto nelle lezioni precedenti come si fa a estrarre la componente di un vettore rispetto ad una direzione. Si fa il prodotto scalare col versore. Quindi chi sarà la componente tangente? Sarà il risultato del prodotto scalare di F per il vettore tangente in quel punto. Ok? Bene, questo è il contributo che mi dà al lavoro il tratto elementare dl. Se adesso integro lungo la curva, ottengo l'integrale curvilineo, come si dice. Che mi fornisce il lavoro che compie la forza F nel tratto che va da A a B lungo la curva gamma. Questa è la definizione generale di lavoro.
Questa è quella che vale sempre, è un integrale curvilineo. Prendete il campo di forza e fate l'integrale lungo la linea gamma di B punto per punto della componente tangente di questa forza. State integrando uno scalare, vi ricordo, perché questo è uno scalare, e quindi il risultato è uno scalare, il lavoro è uno scalare, come ben sappiamo. Ok? Ovviamente se la forza invece è distribuita uniformemente lungo il cammino, vi ritrovate questo. F per T esce fuori dall'integrale e quindi qui vi viene la lunghezza dell'intero tratto. Quindi il caso di prima è il caso un caso particolare di questo generale ottenuto quando F è uniforme, distribuito uniformemente lungo il cammino. Quindi forma sempre lo stesso angolo con la tangente. Bene, richiamati questi concetti, possiamo introdurre il concetto di tensione elettrica. Quindi alla luce di questo, la tensione elettrica tra A e B chi sarà? La tensione elettrica tra A e B, ci metto anche gamma, perché in generale è funzione di gamma, per definizione sarà il lavoro per unità di carica che compie il campo elettrico tra A e B, cioè il lavoro che compie il campo elettrico per spostare l'unità di carica dal punto A al punto B lungo la curva scelta gamma. Quindi la tensione elettrica è un lavoro, è associata ai due punti estremi, ma in generale è associata anche al modo con cui collegate i due punti, perché teoricamente se cambiate gamma cambia il risultato. Per tornare alle convenzioni che abbiamo adottato nella teoria dei circuiti, la tensione tra A e B io l'avrei indicata così, o così. Quindi il simbolo che abbiamo indicato in teoria dei circuiti, la punta della freccia oppure il segno più, corrisponde a un nodo di partenza da cui si parte per calcolare la tensione. Quindi quando abbiamo orientato le tensioni della teoria dei circuiti abbiamo semplicemente, quella è la traccia di un'operazione che si fa quando si calcola il lavoro, perché io per fare l'integrale curvilineo devo dire se lo faccio da A B o da B ad A. Ovviamente il risultato cambia solo per il segno, ma cambia appunto, non è lo stesso. Quindi se voglio integrare la forza devo dire se lo sto facendo in un verso o nell'altro verso. Di questa scelta qui resta traccia nella teoria dei circuiti nel momento in cui noi diciamo occorre orientare le tensioni. Ecco perché occorre orientare le tensioni, questo è il motivo. Benissimo, allora questa è una definizione generale. Se io applico quell'integrale, se io calcolo quell'integrale non su un segmento, una curva aperta che collega due estremi A e B, ma su una curva chiusa, quell'integrale lì prende il nome di circuitazione. La circuitazione del campo elettrico fa parte della prima legge di Maxwell, prima legge dell'elettromagnetismo, nota anche come legge di Faraday-Neumann. La legge di Faraday-Neumann mi dice che se vado a calcolare la circuitazione del campo elettrico, quindi il lavoro che compie il campo elettrico spostando la carica unitaria da un punto, facendogli fare il circuito gamma e tornando nello stesso punto stavolta, questo lavoro in generale è uguale a questa quantità, di cui per ora introduco solo il significato, poi vedremo più là
introduco solo il simbolo, poi vedremo più là il significato, è uguale a meno del segno alla variazione nel tempo del flusso del campo magnetico che si concatena con questa curva. Per ora non vi dico nient'altro, quindi una quantità che varia nel tempo, quindi anche qui, come nel caso della corrente, c'è una derivata temporale di una grandezza, questa grandezza è associata alla presenza di campo magnetico, in particolare di flusso di campo magnetico. Per ora non vi dico altro. Questa è l'equazione di Faraday-Neumann in condizioni generali. Quindi in condizioni generali, se mi calcolo il valore di questa circuitazione, questa sarà uguale a questa variazione temporale, cambiata di segno, di cui poi vi entriamo nel merito del significato. Perché oggi non ve ne parlo? Perché oggi invece voglio parlarvi di quello che accade in condizioni stazionarie. La legge di Faraday-Neumann in condizioni generali è questa, ma in condizioni stazionarie il secondo membro diventa zero, come abbiamo visto nella lezione scorsa succedeva al secondo membro dell'equazione proveniente dalla conservazione della carica. Quindi se mi metto in condizioni stazionarie il campo elettrico ha circuitazione nulla e vedremo immediatamente quali sono le conseguenze. Il campo elettrico compie lavoro nullo per spostare la carica lungo un circuito gamma, carica unitaria lungo un circuito gamma, partendo da un punto e tornando allo stesso punto. E questo indipendentemente da chi sia gamma. La cosa importante è che sia una curva chiusa. Bene, questa è la, questo è il principio fisico che giustifica la legge di Kirchhoff per le tensioni. Questa è la LKT. E ve lo faccio osservare immediatamente. Noi abbiamo una maglia. Immaginate questa maglia. A, B e C. Noi possiamo introdurre, come ricorderete, per ogni bipolo 1, 2, 3 possiamo introdurre la tensione che vogliamo, col verso che vogliamo. Quindi ho introdotto per esempio le tre tensioni sui tre bipoli con questi versi. Bene, adesso immaginate di costruire una gamma chiusa collegando, unendo tre curve aperte, ciascuna delle quali ha come estremi i nodi, due di questi tre nodi, cioè per esempio questa è gamma 1. Questo è gamma 2 e questo è gamma 3. Come vedremo tra un attimo, il risultato non dipenderà da chi saranno queste gamme. Gamma 1 collega i nodi A e B, gamma 2 collega i nodi A e C, gamma 3 collega i nodi C e B. Ovviamente ciascuna di queste tre curve è una curva aperta, ma la loro unione fa una curva chiusa. Quindi gamma, l'unione di gamma 1, gamma 2, gamma 3 è una curva chiusa. E come tale, se faccio la circolazione su questa curva del campo elettrico e mi metto in condizioni stazionarie, deve essere zero. Bene, quando faccio la circolazione su una curva gamma, ovviamente sulla curva chiusa devo dare un verso di circolazione. Quindi adesso io che verso scelgo? Supponiamo di circolare lungo gamma col verso che
che ne so, orario, significa che in questo tratto avrò questo vento, in questo tratto questo vento, in questo tratto questo vento. Quindi io circolo così, gamma 1, gamma 2, gamma 3 e torno nel punto di partenza. Applico il principio, applico l'equazione di Faraday, diciamolo qui, la circolazione che è lungo gamma deve essere 0, ma questa la posso scrivere come l'integrale lungo gamma 1 fatto da b ad a, più l'integrale lungo gamma 2 fatto da a c più l'integrale fatto lungo gamma 3 da c a b. Quindi ho spezzato l'integrale in tre pezzi. Chi è il primo integrale? È l'integrale lungo gamma 1 fatto da B ad A. Come è legato questo integrale alla tensione V1? Per quello che vi ho detto prima, quando io introduco la tensione, il morsetto positivo nella convenzione che abbiamo usato corrisponde col punto di partenza dell'integrale. Quindi se io V1 qui l'ho orientata così, significa che l'integrale tra B e A è meno V1, perché sarebbe l'integrale tra A e B a essere V1. Quindi questo è meno V1. Analogamente, l'integrale fatto lungo gamma 2 è l'integrale fatto da punto A al punto C, ma siccome V2 punta C è meno V2. Invece V3 io ho orientato la tensione proprio con la punta della freccia che mi indica il punto di partenza dell'integrale fatto gamma su gamma 3, quindi è più V3. Uguale. Che cosa ho scritto? La legge di Kirchhoff per quella maglia, scritta utilizzando come verso di circolazione quale verso? Il verso antiorario. Quindi la scelta del verso di circolazione è legata al fatto che per applicare la legge di Faraday-Neumann io devo scegliere un verso. Ovviamente, siccome vale quella convenzione, il verso che scelgo nella maglia è esattamente l'opposto di quello che ho scelto su gamma. Qui circolo su gamma col verso orario, in realtà se avessi voluto fare il bilancio usando la legge di Kirchhoff, la stessa equazione l'avrei trovata col verso antiorario. Ok? Bene, c'è un punto qui che però resta un po' indefinito, perché in realtà nessuno ci dice che la tensione V1 calcolata su gamma 1 sia la stessa che potrei calcolare su una gamma 1 prima, che collega sempre A e B, ma non sia gamma 1. In realtà nella stessa condizione, quindi se vale la legge di Faraday-Neumann in condizioni stazionarie, vuol dimostrare che la tensione tra due punti non dipende dalla curva che li collega. E questa è la seconda proprietà che chiediamo ai dipoli elettrici. Ricordate, abbiamo detto, nel dipolo elettrico ci deve essere tensione univocamente definita. Cosa sto dicendo? Quando abbiamo studiato il dipolo elettrico abbiamo detto, io ho un solo valore di tensione. Perché potrebbero esserci due valori? Perché in realtà se io collego A e B, se io collego i punti A e B con due curve diverse, aperte, che però hanno gli stessi estremi, io potrei
calcolarmi una tensione lungo gamma 1 e una tensione lungo gamma 1 prima. Come la tensione è un integrale curvilineo, in generale potrebbe dipendere da gamma 1 e gamma prima. Quando nella teoria dei circuiti vi dico che V è univoca, significa che questo non deve accadere, cioè significa che la tensione è univocamente determinata nel momento in cui io ho gli estremi e non ho necessità di sapere come li collego, comunque li vado a collegare e troverei sempre lo stesso lavoro. Per dimostrare che le due tensioni, chiamiamo V1 questa tensione, V1' questa tensione qui, anzi, per essere più efficaci, chiamiamo VA, B e VAB'. Come faccio a dimostrare che queste sono uguali? Ebbene, gamma 1 e gamma 2, se le unite, che vi danno? Una curva chiusa. Quindi ancora una volta applichiamo la legge di Faraday per la curva chiusa. Avrò gamma gamma 1 che l'integrale curvilineo fatto sull'unione di gamma 1 e gamma 2 sarà uguale a il pezzo fatto lungo gamma 1 più il pezzo fatto lungo gamma 1 prima, e questo deve essere uguale a 0. Chiaramente io devo scegliere, come abbiamo fatto prima, un unico verso di circolazione di questo anello. Quindi se per esempio per me il verso di circolazione è quello coerente con gamma 1, avrà segno opposto, avrà verso opposto quando risalirò lungo gamma 1 prima. E quindi l'integrale lungo gamma 1 sarà proprio VAB. Questo qua invece sarà meno VAB. Trovate? Perché ho invertito praticamente gli estremi di quell'integrale. Quindi io avrò VAB meno VAB primo deve essere uguale a 0. E quindi la tensione deve essere indipendente da come collego A e B. Dipende solo da A e B. Ok? I campi che godono di questa proprietà si chiamano campi conservativi o irrotazionali, perché questa equazione qua, se la scrivete in forma differenziale, scriverebbe rotore di E uguale a 0. Il campo irrotazionale vi dà circolazione nulla. I campi conservativi sono i campi nei quali il lavoro calcolato tra due punti non dipende da come collegate i due punti. Un esempio di campo conservativo è il campo gravitazionale. Il lavoro che compie un oggetto cadendo da una quota H1 a una quota H2 è sempre lo stesso. Se cade in linea retta, se forma una parabola, qualunque sia la traiettoria, quello che conterà è il dislivello. Non conta come ci è arrivato. Se voi volete sollevare un oggetto di un metro, qualunque sia la direzione che scegliete, dovete applicare, compiere il lavoro che è dato dalla massa, dalla costante gravitazionale e dal dislivello che vi volete far compiere. Non c'entra la traiettoria che segue. Quindi, anche in questo caso, se io vado a calcolarmi, se sono in condizioni stazionarie, la tensione tra due punti dipende solo dai due punti. Quindi posso dire, se c'è un bipolo tra A e B, la tensione è unica. Qua vado nelle stesse considerazioni che abbiamo fatto la lezione scorsa sul discorso di quasi stazionarietà, e cioè, siccome l'equazione non è questa sempre, ma è questa, che succede se si muove l'ipotesi di stazionarietà? Esattamente le stesse cose che abbiamo visto per la corrente. Le due tensioni VAB e VAB' non sono uguali a zero, ma possono essere approssimativamente considerate uguali, non sono uguali tra di loro, scusate,
ma sono approssimativamente uguali quando le variazioni temporali sono sufficientemente lente, cioè bassa frequenza. Si applicano le stesse considerazioni che abbiamo visto per le correnti. La legge di Kirchhoff per le tensioni non è più rigorosamente esprimibile con secondo membro uguale a zero, ma è approssimativamente uguale a zero se le condizioni di frequenza ce lo consentono, cioè lavoriamo in condizioni quasi stazionarie. Concludo dicendo che quando si è in presenza di un campo conservativo si può introdurre il concetto di potenziale. Vi ho fatto l'esempio del campo gravitazionale, si può introdurre il concetto di potenziale gravitazionale, e il lavoro che compie un oggetto spostandosi una certa quota in altezza lo potete calcolare calcolandovi la differenza di potenziale gravitazionale. Qui il potenziale come si introduce? Il potenziale elettrico si introduce in modo molto semplice. Il potenziale elettrico non è altro che la tensione tra due punti, di cui uno dei punti è un riferimento fisso. Quindi il potenziale elettrico di un punto P, UdP, per definizione è la tensione calcolata tra un punto P0 di riferimento e punto P. Quindi integrale tra P0 e P. Ds. Quindi P0 è fisso come riferimento e quindi questa funzione dipende solo dal punto estremo, punto finale. Tipicamente P0 è un punto in cui poniamo il potenziale nullo. Negli schemi elettrici è il punto corrispondente a questo simbolo. Qui si suppone che il potenziale sia zero. Se supponiamo per esempio che questo P0 sia punto all'infinito, possiamo introdurre il potenziale come il lavoro che compie il campo elettrico per spostare la carica unitaria dal punto di riferimento fino al punto P. Allora, se io introduco il concetto di potenziale elettrico, il potenziale è associato al punto, non più alla coppia di due. Quanto vale la tensione tra A e B? La tensione tra A e B, per definizione, l'integrale tra A e B di E T in D. Ma questo lo posso scrivere come integrale tra A e P0. E più l'integrale tra P0 e B. No, vi ho dato la definizione sbagliata di potenziale, perdonatemi. Siccome con riferimento ai versi che abbiamo scelto, in realtà è il contrario, cioè è il lavoro che si compie per spostare la carica da P a P0, non da P0 a P. Quindi il potenziale riferito all'infinito è il lavoro che compie il campo elettrico per spostare la carica unitaria da P fino all'infinito. Allora, la tensione tra i due punti A e B, applicando le proprietà dell'integrale, la potete sempre vedere come la tensione tra A e P0 e la tensione tra P0 e B. Adesso la tensione tra A e P0 è proprio per definizione il potenziale di A. Mentre la tensione tra P0 e B è meno il potenziale di B. E quindi, la tensione tra i punti A e B, quando è possibile introdurre il concetto di potenziale elettrico, cioè in condizioni stazionarie o quasi stazionarie, non è altro che la differenza di potenziale. Tensione elettrica uguale differenza di potenziale.
In altre parole, quando io ho un dipolo elettrico in una rete, a me, come vi dicevo, quello che conta per far funzionare il dipolo è la tensione che c'è tra A e B. Ponete che tra A e B voi vogliate 230 volt. La stessa tensione la potete ottenere con un morsetto A a 230 e un morsetto B a 0, oppure se il riferimento 0 è da qualche altra parte, potrebbe capitare che il morsetto A si trovi a 1230, il morsetto B a 1000 volt e poi da qualche altra parte c'è un morsetto P0 che è a 0 volt. Quindi A ha il potenziale di 1230, B ha il potenziale di 1000 volt, la differenza è sempre 230, quindi dal punto di vista del circuito non cambia nulla, il dipolo vede sempre la tensione che gli interessa. Il potenziale però è diverso, un po' come quando calcolate, che ne so, l'altezza, la potete riferire a livello del pavimento, a livello del mare, e calcolo l'altezza di questo tavolo sarà, e pongo 0 la pedana, sarà un metro, un punto 0 l'altro un metro. Se lo calco rispetto al riferimento del mare, livello del mare, sarà, che ne so, 300 metri e 301 metri. Bene, vedremo che dal punto di vista funzionale il circuito non sente alcuna differenza, perché nel funzionamento dei dipoli sono importanti tensione e corrente, non potenziale. Però, per esempio, dal punto di vista della sicurezza elettrica, il nostro impianto, al nostro impianto non è mai consentito di portarsi in questa condizione. Quindi non con riferimento a quello che succede quando tutto funziona bene, ma con riferimento a quello che succede quando c'è, per esempio, un guasto, noi per motivi di sicurezza ci dobbiamo assicurare che uno dei due morsetti sia collegato col neutro, sapete, è un sistema trifase, ed il neutro a casa nostra deve essere posto a potenziale zero. Non può essere posto a potenziale, come si dice, oscillante, flottante, deve stare a zero. Uno dei due morsetti deve essere a potenziale nullo, per motivi di sicurezza. Attenzione, lo vedremo, questo non ha niente a che fare con un terzo conduttore, che è il cosiddetto conduttore di terra, anch'esso posto a terra. Quello è una bella un'altra storia, quello è un circuito completamente separato che entra in gioco nel momento in cui c'è un guasto per fornire alle correnti un percorso alternativo di chiusura verso la terra. Quindi sono due aspetti diversi. Questo è il circuito di funzionamento nominale, fase e neutro. Il neutro deve essere a potenziale zero, quindi anche se teoricamente questa condizione ci darebbe lo stesso funzionamento, per motivi di sicurezza il potenziale deve essere nullo. Ok? Bene, detto questo abbiamo completato il quadro delle grandezze elettriche di interesse, corrente e tensione. Abbiamo visto da dove vengono le leggi che regolano i bilanci di corrente, leggi di Kirchhoff per le correnti e i bilanci di tensione. Abbiamo anche interpretato la cosiddetta condizione quasi stazionaria, che ci consente di estendere a un funzionamento variabile nel tempo delle cose che rigorosamente sarebbero vere solo in condizione stazionaria. Detto questo, abbiamo tutti gli strumenti per poter iniziare a studiarci le varie situazioni. Noi studieremo alcune configurazioni semplici di problemi di elettromagnetismo partendo dall'elettrostatica e poi magnetostatica, conduzione, eccetera, eccetera.